Eccoci, buonasera a tutti per questa nuova diretta con un orario un po' anomalo, però sempre ultra svegli e pronti per presentarvi sempre nuovi autori, nuove letture e sono contenta di ritrovare Fabiano Massimi. Benvenuto ancora una volta, Fabiano. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. E ritroviamo anche Luciana Fredella, nostra ormai partner quasi abituale di queste serate. Ciao Luciana. Ecco, Ciao. siamo qui per parlarvi del nuovo romanzo che è uscito di Fabiano Massimi, Vivi Nascosto, Mondadori Editore, seconda storia del Club Montecristo. Prima vorrei ricordare chi è Fabiano Massimi, nato a Modena, bibliotecario, e questo ti invidio tantissimo, tantissimo. Bibliotecario alla Biblioteca Delfini di Modena e lavora come consulente per alcune tra le maggiori case editrici italiane, autore di thriller storici, L'Angelo di Monaco, in corso di traduzione in ben 10 lingue, e I Demoni di Berlino. Ha pubblicato appunto il Club Montecristo, questa storia che appunto con i suoi personaggi di cui ci racconterà anche questa sera. Appunto, abbiamo letto anche diciamo, le nuove avventure di questo gruppo di personaggi che vorrai descriverci tu. Io devo dire che ogni volta che ti leggo mi sorprendi. Anche questa lettura è stata molto, molto piacevole perché, come tra l'altro hai descritto anche tu, è un modo di raccontare il giallo, ma divertendosi, ed è un modo di raccontare anche delle dinamiche importanti, dei problemi sociali importanti, però con quella leggerezza e quell'ironia utile, diciamo, forse anche di più per apprendere anche tanto sul settore che è quello carcerario, di cui ovviamente poco conosciamo. Quindi prima di dare spazio a Luciana per le prime domande, come al solito ti chiedo di raccontarci un po' della trama di questo nuovo romanzo. Molto volentieri. Anzitutto grazie per questo collegamento che fai con l'umorismo, che è un tratto fondamentale, l'umorismo e l'utilizzo dell'umorismo per parlare di cose serie. E uno dei miei maestri, forse il grande maestro, anche se l'ho frequentato poco fisicamente, ma ho compulsato tutti i suoi testi, sin dai tempi delle bustine di Minerva, era Umberto Eco, che diceva proprio questo, diceva che scherzare si deve, non è che si può, si deve, però sul serio. E ricordate che Il nome della rosa girava in tutto intorno a questo libro scomparso della Poetica di Aristotele, che era il libro in cui Aristotele parlava della commedia, parlava proprio dell'umorismo, come mezzo anche conoscitivo, come mezzo narrativo principale. Umberto Eco era un grandissimo raccontatore di barzellette e io ho preso da lui questo gusto anche. E poi da un altro invece maestro, sempre di area bolognese, ma bolognese è nato, Alessandro Bergonzoni, che è stato un idolo negli anni della formazione di cui parlavamo prima. Ho preso il gusto del gioco di parole, perché le parole, che sono tante volte, hanno tante volte una forma che ha una storia attraverso modificazioni millenarie, anche se non parlano precisamente di un concetto, possono giocandoci a portarci a parlare di un concetto, possono illuminare parti di mondo che non sono nate per descrivere. Quindi il Club Montecristo e Vivi Nascosto, che è il seguito, sono questi due gialli contemporanei, umoristici, dico io. Io li chiamo sit crime o crimedy, quindi un tentativo di fare crime e comedy insieme, e parlano di questo club, il Club Montecristo, che è una società di mutuo soccorso tra ex detenuti. E io, come bibliotecario, che tu dici è un mestiere invidiabile, e in effetti lo è quando ti metti a contatto con questa realtà, sono stato spesso in carcere per leggere storie e raccontare libri ai carcerati. La verità, sei stato in carcere perché ti hanno arrestato, di la verità. Hai rubato i libri dalla biblioteca. Diciamo che ho avuto modo di stare in carcere per un po', ecco, e di meditare su tante cose, e tra queste cose ho meditato sul fatto che del carcere non si sa niente. Noi del carcere abbiamo un'idea falsata, sia all'americana, quindi il carcere un po' avventuroso, un po', sia all'italiana, che tante volte le dramedy, no, sono queste fiction un po' piagnone, diciamo sicuramente.
un po' drammatiche, ma in maniera calligrafica, che non raccontano mai veramente ciò che è la realtà del detenuto, la realtà di una persona che si trova per motivi vari, spesso anche per delle circostanze avverse, si ritrova a essere rinchiuso per un lungo periodo in un luogo che non vediamo mai, perché il carcere italiano non è visibile, e passa tempo lì dentro ad annoiarsi, perché raramente hanno un lavoro, qualcosa da fare, e a pensare quando uscirà come farà a reimmettersi nella società, che è quasi impossibile. È quasi impossibile perché quando qualcuno esce di carcere, magari era un ladro, non so, e mica gli dai un lavoro, o lo metti dietro la cassa, no? C'era un ex truffatore, non gli affitti casa. E quindi succede che queste persone che magari vogliono rigare dritto una volta fuori non hanno nessuna strada aperta e tornano a commettere i crimini che avevano commesso prima e ritornano in carcere. Si dice che in Italia ci sono le porte girevoli negli istituti di pena. Sì. E questa che si chiama recidiva è una condanna quasi certa. Allora, da questo punto di partenza, che è un dato reale, ci sono dei numeri schiaccianti, mi è venuto in mente, visto che sono modenese, non so se si sente dall'accento, No, per niente, sembri del sud, sembri pochissimo. napoletano. Perché ho Cioè, tu e lavorato. Maurizio Eppure De Giovanni la stessa cosa, lo stesso accento. io e De Giovanni, esatto, tutti e due siamo emiliani e nessuno ci azzecca mai. Ciao Maurizio, ci ascolti, porta pazienza. Però, visto che nella mia terra, terra padana, sono nate le società di mutuo soccorso, che erano, erano ideate dagli operai che non erano difesi da nessuno, loro dicevano di unirsi e difendersi da soli. Ho pensato, ma come sarebbe una società di mutuo soccorso tra ex detenuti? Questi escono di carcere, riescono a trovare un mestiere, riescono a trovarsi una casa e prosperano. E invece di tenersi i soldi capitalisticamente, invece di affittare le case e arricchirsi, decidono di usarle per mettere altre persone come loro, altri ex detenuti, intenzionati a non delinquere più, nelle condizioni di rigare dritto. Questo fanno, il Club Montecristo è questa società, che vuole vivere parallela alla società normale, non vuole avere niente a che fare, non vuole più delinquere, ma non vuole neanche mescolarsi. Però alle volte accade, nei miei gialli accade, che la società li vada a cercare perché c'è stato un delitto e loro sono gli accusati più comodi, sono i soliti sospetti. E siccome la polizia non ha in questi casi interesse o capacità criminali particolari, che sono utili più che alle volte quelle investigative, per indagare, gli ammutinati, come si chiamano tra loro, sono costretti a indagare a propria volta. Bene, Ecco, adesso che hai faccio. esaurito tutte le mie domande, possiamo salutarci. No, sto scherzando. Ah, volevo solo dire che vedo tantissimi collegati che saluto e che ovviamente invito a fare delle domande a Fabiano e suggerisco per chi non avesse letto il Club Montecristo di recuperarlo in modo da seguire anche le storie di questi personaggi. In realtà però ogni storia è comunque a sé stante, per cui potete benissimo anche cominciare dal secondo e poi riprendere il primo, giusto Fabiano? Sì, è una cosa che si fa non per motivi biecamente commerciali, si fa proprio perché non è mai bello quando si conosce un autore, e si conoscono gli autori in tante maniere, no? Uno magari in vacanza trova un libro appoggiato lì, si annoia, lo prende, inizia a leggere, si diverte, poi scopre che è il settimo di una serie e ha spoilerato tutto quello che veniva prima. Allora l'idea, il tentativo, che stiamo facendo diversi, tra di noi diversi colleghi, è quello di mettere il lettore in condizione di capire tutto già anche dal secondo, quarto, ottavo, ventesimo episodio di una serie, senza però rovinare il piacere di andare a guardare quelle che sono state le puntate precedenti. Per cui se voi leggete Vivi Nascosto, vi fornisco nelle prime pagine tutto quello che c'è da sapere per andare. Poi però magari vi viene la curiosità di sapere cosa è successo alla povera Viviana Ferrante nel Club Montecristo, e lì allora non ve lo dico perché grandi sorprese, grandi sorprese. Senti, io parto da quello che tu hai detto per il fatto che uno dei tuoi grandi maestri è stato Alessandro Bergonzoni, che io, tu sai, te l'ho confessato, io amo follemente. E questa cosa mi ricollega al fatto che, allora, il morto ammazzato si chiama Muta. Sono gli ammutinati, stiamo a Mutina. Mutina, muti, vabbè, mutina. Cioè, tu hai qualche problema con questa particolare mut che ci metti intorno qualunque cosa? Ecco, Zitte muti, no? Allora sì, beh, posso complicarti se pure. vuoi, posso complicarti, perché in effetti Cecilia mi chiedeva la trama di questo romanzo. Io posso raccontare che tutto muove dalla morte di un uomo, Bruno Muta, che era uno stilista. È stato un enfant prodige della moda.
che dal nulla, da una situazione di povertà, grazie alle sue mani d'oro ha costruito una piccola azienda che è diventata grande nel mondo, è arrivato addirittura sulla red carpet. Questa azienda si chiamava Mutatis, e vabbè, adesso Appunto. non è vedere, ma fanno le mutande, quindi Mutatis Mutande. E loro facevano intimo ad alti livelli. Nicole Kidman metteva le mutande di Bruno Muta e della Mutatis. Poi dopo c'è stata una bancarotta, Bruno Muta è finito in carcere e dopo tot anni in carcere, quando è uscito è scomparso. È scomparso nel nulla, c'è chi dice che avesse dei soldi da parte, magari su qualche conto offshore, e che sia andato da qualche parte a goderseli. In realtà è scomparso molto vicino a dove era apparso l'ultima volta, è scomparso nella stessa città, Mutina, che è una specie di Modena, la mia città, ma non proprio, poi se vuoi ti racconto, però Mutina è il nome latino di Modena, quindi siamo lì, ok? E lui viveva nascosto, che è il titolo del romanzo, vivi nascosto, si adatta a molti dei personaggi, ma in primo luogo a questo Bruno Muta che viene ritrovato, quando finalmente viene ritrovato, morto, nel garage di casa sua, ucciso in una maniera crudelissima, cruenta, spettacolare. Caso vuole, sfortuna vuole, che nelle stesse ore della morte presunta di Bruno Muta sia scomparso dal carcere di Modena un detenuto in regime di semilibertà. La semilibertà è quel statuto per cui durante il giorno si può stare fuori, magari si può andare a lavorare, di notte si torna dentro, è una specie di anticamera per la libertà. E questo detenuto che scompare nelle stesse ore in cui Bruno Muta viene ucciso, ahimè, è stato un compagno di cella di Bruno Muta. E quindi la polizia, facendo 2 più 2, dice: abbiamo un morto, abbiamo uno scomparso. Probabilmente lo scomparso ha ucciso il morto. Siccome il Club Montecristo, che stava per accogliere lo scomparso tra le sue fila, non si fida più di tanto del trattamento della polizia, ma hanno anche paura che in realtà possa essere vero, prima che la polizia arrivi allo scomparso, si mettono in moto loro per cercarlo. Per cercare o lui e capire dove è finito, o il vero assassino di Bruno Muta, se non fosse stato lui. Quindi una doppia indagine. Al prezzo di uno. E in più c'è il fatto che l'indagine è muta, perché devono fare sempre le indagini sotto traccia, perché non possono stare troppo in evidenza per cercare gli indizi a favore di Ares. Per cui anche questa è muta, cioè è proprio una fissazione sta cosa. Poi, certo, poi essendo un thriller pieno, perché è un giallo, è un thriller pieno di colpi di scena, la situazione muta di continuo. Muta di continuo, cioè Possiamo capisci qual è? andare avanti, È Frederico, una possiamo cosa che andare avanti non per sto la sera. facendo. Ma infatti una cosa che dicevamo appunto prima della diretta è proprio il fatto che Fabiano riesca a giocare con le parole in un modo pazzesco. Quindi c'è anche questo divertimento proprio nella scrittura che No, colpisce. io credo che abbia una proprietà di linguaggio così elevata che prende le parole e fa quello che vuole con le parole e quindi le sistema, le organizza in modo tale che ti deve creare la situazione, ti deve creare anche il motivo per sorridere, il motivo per capire, per stuzzicare l'appetito, varie cose. Vabbè, Ma sai, le posso parole dire. hanno dentro talmente tanto, hanno dentro di tutto. Per esempio, uno dei miei personaggi, no? Perché i personaggi sono gli ammutinati, che sono questi ex detenuti, sono un centinaio. Romanzo per romanzo ne conosciamo diversi, ognuno con la sua specialità. Ma per avere un accesso al mondo degli ammutinati, che io non sono un ex detenuto, anche se tu, Luciana, hai i tuoi dubbi, però in realtà io ho meno vita ligia e morale e questo non muterà. Ma per avere accesso a questo mondo avevo bisogno di un personaggio che non fosse di quel mondo. Quindi ci sono due personaggi più protagonisti degli altri, ecco, mettiamola così, e che sono un ex detenuto e il suo migliore amico d'infanzia. Il suo migliore amico d'infanzia, che non ha mai neanche lontanamente sfiorato il crimine ed è un bancario, d'accordo? È una persona che ha un problema a casa abbastanza importante. Cioè lui ha tutto, no? Lui ha una bella casa, un bel lavoro, una bella moglie, dei figli, la BMW, c'ha tutto. Però si annoia profondamente. Ha anche un piccolo problema con la moglie, perché la moglie è una danese statuaria che insegna all'università, alleva due Gelosissima. figli, quindi c'è cioè, troppe cose. Alla fine, la sera alle 9, cremata di sonno, no? Crolla a letto con Anna Karenina. Lei sta leggendo Anna Karenina, no? Da tipo un anno e mezzo, è arrivata a pagina 42, perché Anna Karenina è un attrezzo ginnico, no? Quindi dopo un po', toc, le casca in terra, in faccia, lui rimane lì da sotto, si annoia, è frustrato, quindi cosa fa? Lui mangia, mangia. E questo da cosa deriva? Da cosa nasce? Da un piano malefico o da dati autobiografici? Potrebbe essere. No, nasce da un gioco di parole. Per
darti un'idea di come le parole alle volte creano storie. Arno è uno che cerca calore nelle calorie. Vedi, vedi, cioè, di che stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? E queste cose qui, se vi mettete lì, dopo un po' saltano fuori delle cose. Gli ammutinati nascono da mutina, perché mutina è il nome di mamma, comunque sì, sta certo. Comunque su Anna Karenina, con Anna Karenina io sono riuscita ad arrivare a pagina 200 prima di bloccarmi tipo tre volte, quindi alla pagina 42 sentivo una tua intervista molto interessante con Mirko Zilai, che è un grande anche lui, cuore. Se ci segue, ciao Mirko, che appunto diceva, ma cosa c'è alla pagina 42? Quindi avremo tutti questa, devo andare a recuperare per vedere cosa c'è alla dipende pagina dall'edizione, 42. Dipende dall'edizione. Quello devo vedere qual è, però. Ma sai come fa Elsie, la moglie di Arno? Adesso, perché nel terzo romanzo, cioè, lei trova una soluzione, audiolibro. Con l'audiolibro sta andando avanti, lo mette a 1,5x, sai questa cosa incredibile che si possono mettere gli audiolibri? Dai, però. Ma dipende dai lettori, dipende dai lettori. Se ci sono dei lettori flemmatici che parlano piano, allora l'1,5 ci sta. Se ci sono lettori che parlano come Alessandro, e allora tu allora dici, oddio, che cosa sta dicendo? Quindi devi mettere a 0,5, un po' più lento. No? Così io riesci a capire meglio. Allora, una cosa... Ho imparato una cosa fantastica che uso quando insegno, o anche quando faccio presentazioni in pubblico. Sapete la teoria dell'apnea? Lui quando scrive un testo, perlomeno faceva così, diceva così, quando scrive un testo, se siete stati a teatro mai ad ascoltarlo, lui spara tipo 10 battute al minuto. No? Lui sa che in un minuto tu ne puoi prendere 3, non ne spara 10. E lo fa apposta, perché dice, se non prendi questa prenderai quell'altra, se non prendi quell'altra prenderai quell'altra ancora, comunque ne prenderai più di prima e andrai in apnea. Tu ridi per una cosa, il tuo vicino per un'altra, quello davanti per un'altra ancora, ridete tutti e nessuno respira. Ed è un sadismo pazzesco, però è anche fantastico. Fantastico. Già avere tutte quelle battute, però. È vero. Una cosa che ho notato l'anno scorso e che quest'anno non ho ritrovato, per fortuna, però mi piace dirla perché... anch'io sono stata in carcere perché rubavo i libri dalla biblioteca, quindi la cosa che mi ha colpito molto l'anno scorso è il senso di spazialità, ma ne parlammo anche quando abbiamo fatto la presentazione, il senso di spazio che a un certo punto Lance prova quando sta fuori. È come se fosse non fosse più abituato a tutto quello spazio. E questa cosa è una cosa che a me piace sottolineare, perché forse è la cosa più assurda che uno non riesce a credere di una persona che è stata in carcere. Cioè non si può percepire, cioè, come sei libero e non ti godi la libertà. Non sono abituati a godersi la libertà, non sono abituati ai grossi spazi. E questo Lance nel Club Monte Cristo l'ha fatto capire molto bene. E in questo romanzo sono contenta che si sia, come dire, appropriato adesso dello spazio, visto che lo utilizza. Sì. Ci parli di Lance? Sì, Lance è l'altro amico. Allora, Arno, che non è un nome vero, è un soprannome, è Marco Maletti, è un appunto bancario, un informatico bancario, poveretto, se c'è un lavoro, vabbè. Però lui è libero. Invece quell'altro, che si chiama Lance, ed è un nome vero, è stato dentro in carcere 7 anni, perché ha combinato qualcosa. In Club Montecristo io lo facevo più o meno intuire, ma non lo raccontavo. In Lui vive questo... nascosto attraverso dei flashback, dei sogni, e pian piano inizia a emergere quello che ha fatto esattamente, e ovviamente quello che ha fatto per una donna. Perché voi donne, ma lui è stato in carcere 7 anni per quello che ha fatto, e quando è uscito, come dicevi tu, si è trovato spaesato 2 volte. C'è uno spaesamento fisico che è un dato di fatto reale. Io l'ho pescato in un saggio sul carcere che fu scritto da Adriano Sofri e Francesco Ceraudo, e nel Club Monte Cristo lo citavo, si intitola Ferri Battuti. Raccontava la condizione dei detenuti anche a livello sanitario, igienico e medico. A forza di stare in spazi ristretti, dove tu non hai mai un orizzonte oltre i 10-15 metri, esagerare, la visione si sfuma, si diventa, cioè si riesce ad avere una messa a fuoco limitata.
Quando questi riescono finalmente all'aria aperta, nel mondo reale, si trovano disorientati fisicamente perché non sono più abituati a mettere fuoco oltre una certa distanza. Questa sembra una cosa strana, folle, però a me succede più o meno tutti i giorni col cellulare o col computer. Arriva un momento la sera, no, che metto giù il cellulare e il computer e cerco tipo di guardare la TV dall'altra parte della stanza, l'ho sfocata, perché siamo abituati, il cellulare è una sorta di prigione portatile, siamo abituati a guardare vicino, che va bene, ma non va bene. Va bene se osservi da vicino, ma insomma, se non riesci più a distinguere ciò che è lontano, poi c'è uno spaesamento esistenziale. Perché se tu vai in carcere, questa è una cosa che racconto sempre quando spiego perché uno dei due protagonisti è un informatico bancario, no? E se tu vai in carcere, entri nel carcere nel 2006, per dire, e stai 7 anni in carcere, quando esci, tu ti trovi in mezzo, immerso in un mondo dove ci sono cose che prima non esistevano e che sono diventate fondamentali, centrali, l'iPhone, Facebook, i social in generale, internet delle cose, l'internet 2.0. E siccome in carcere non hai accesso a niente di informatico, quando esci sei di fatto un analfabeta digitale, quindi sei un analfabeto esistenziale. Questo doppio spaesamento ci vuole molto tempo per recuperarlo e tra il primo e il secondo romanzo Lance riesce un pochino a recuperare, grazie all'amicizia con Arno e grazie anche al fatto che lui ha un rapporto viscerale con la città, che è fatto di passeggiate. Lance, in Vivi Nascosto, cammina tutta la città, da una parte all'altra, e anche un po' la provincia, perché poi iniziamo ad allargarci, no? Iniziamo ad andare verso il distretto dei Magnifici, che è nella provincia di Modena, e a Carpi, e vabbè, siccome io chiamo tutte le città in maniera diversa, qui andiamo a Cogli. E così facendo iniziamo anche ad ampliare un pochino lo spettro delle storie. Però siamo ancora molto limitati. Lance comunque è ancora in gabbia, ed è in gabbia nel suo passato. Quindi stiamo lavorando per farlo uscire anche da lì, poveretto. Vabbè, abbiamo 100 personaggi, 100 romanzi, no? Io, Mondadori, non mi hanno fatto. Cioè, siamo abbastanza d'accordo con Mondadori, sì, vero Mondadori? Un altro personaggio che a me è piaciuto tantissimo del Club Montecristo e che ho ritrovato anche qui perché è di un'intelligenza incredibile, almeno secondo me è di un'intelligenza estremamente fine e primo. Ed è anche uno dei personaggi fondamentali per chi esce dal carcere, perché è quello che, come dire, crea le opportunità. Ci vuoi parlare anche di Primo? Primo è, di nuovo, Primo non è un nome, è un soprannome. Allora, gli ammutinati hanno tutti il soprannome tranne Lance, che per motivi vari, non perché Lance sembri un soprannome, quindi. Ma ci sono dei motivi precisi per cui Lance non riesce ad avere un soprannome, non gli aderiscono i soprannomi. Poi nel prossimo romanzo salterà fuori anche colui che battezza, e con Lance non si riesce a battezzarlo. Primo è un soprannome che deriva dal fatto che lui è stato il primo a Il uscire di primo. carcere e a trovarsi un lavoro, tenerselo, trovarsi una casa, tenersela e poi dopo un po' di tempo, sempre con la sua raffinata intelligenza, a comprare un negozio, poi un altro, poi creare una ditta e iniziare a mettere insieme questo piccolo impero. Si dice nel romanzo che mezza città deve qualcosa a Primo, lui ha le mani in pasta un po' dappertutto, ha un potere enorme che però usa a fin di bene, questa è la cosa importante, la usa solo per donare riscatto ai suoi compagni, perché lui crede in questo, lui crede nel riscatto del condannato. Che è un verso che riecheggia una poesia di Henri De Luca che amo molto, Valore, e che si conclude con credo nella pazienza del condannato, qualsiasi colpa sia. E Primo crede nel riscatto del condannato, qualsiasi colpa sia. Però ecco, per avere riscatto bisogna pagare un riscatto. Il riscatto che Primo paga è quello di dar lavoro a tutti, dar lavoro e casa a tutti. Però poi li governa come un padre. Senti, ma è Primo che decide che decide i nomi delle insegne. Giusto per fare qualche nome, ci puoi dire qualche nome di insegna delle varie Gli attività, legate a Primo? Giusto per ridere così. ammutinati poi sanno questa cosa, questo grande segreto, no? Che il modo migliore per liberarsi dalla prigionia, qualsiasi sia, è riderne. Nessuno sopporta il detenuto che ride, no? E i carcerieri sono persone serissime che non vogliono che ci sia evasione, non neanche mentale. E quindi sì, gli ammutinati si divertono molto a dare nomi particolari alle loro attività, per esempio. E, vabbè, no, il loro bar si chiama Caffè Dantes, questo niente di particolare, loro hanno una predilezione per Dumas e per il club, per il Conte di Montecristo. Ma poi dopo loro hanno per esempio una gioielleria, che fa anche abbastanza buffo già di per sé, no? Che gli ex detenuti abbiano una gioielleria che si chiama La Fedina. Oppure hanno, non so, tipo
e visto che Modena è una delle città più umide e calde dell'universo, la provincia di Modena, quindi mutina d'estate e si soffoca, una cosa molto redditizia è avere una società che gestisce impianti di condizionamento, che si chiama l'ora d'aria, eccetera, eccetera. Oppure hanno, la cosa che loro è importantissima, perché è centrale nel mondo degli ammutinati sono i libri. Mi rendo conto che non è realistico, però è il mondo mio, per me era importante, che leggono tutti, passano tutto il tempo a citarsi libri, consigliarsi libri e quindi hanno anche una libreria che è la banda del book, eccetera, eccetera. Ti posso preannunciare che nel terzo romanzo vedremo la panetteria, che si chiama Panopticon, eccetera, ci sono una serie di Cioè, possibili. Anzi, se volete allora, quando, contribuire, se ma volete quello che uno contribuire. No, legge, che uno sta in guarda, no, te ne dico un'altra. pensione. Te ne dico un'altra, un po' esotica, non è immediato, però mi fa ridere sempre. Loro hanno un'agenzia di viaggi che si chiama Aruba. Cioè, hai capito? Cioè, hai capito? Ti rendi, cioè, hai capito qual è il fatto? Tu leggi, magari stai seria, stai lì in tensione, poi leggi sta cosa e inizi a ridere, che non si capisce. Vabbè, Però così comunque. il concetto passa meglio, ti rimane. Guarda, ti dico la verità, io mi diverto a scrivere questi romanzi e se mi dite che vi divertite a leggere sono contento. Per me la cosa importante è che scorrano e che devono scorrere perché il tempo del lettore è la cosa più preziosa che esista al mondo, ce n'è poco. Quindi se uno scrive un romanzo di 250 pagine deve essere un libro che va via coi colpi di scena, con le idee e anche con le risate. Cioè alla fine uno deve stare meglio. Perché quando sono stato in prigione io, quando siamo stati in prigione noi l'ultima volta tutti insieme, durante il lockdown, vi ricordate? Che cupo, che tetro. Ecco, io ho avuto la fortuna che stavo revisionando il Club Montecristo in quel periodo e ho capito alcune cose. Ho capito il senso stretto dell'espressione letteratura d'evasione. No? Se un libro sul carcere può essere letteratura d'evasione, farti stare meglio, un pochino, un pochino. Non si riesce a essere seri con Fabiano. No, come, dai. Ma manco 5 secondi, ma manco 5 secondi. Senti, un altro personaggio che diciamo è coprotagonista, perché poi alla fine sono dei romanzi corali, non si può dire che esista un protagonista, forse il libro stesso è un protagonista, probabilmente, è l'unico protagonista. L'altro personaggio è 00, altro nome, cioè. Altro nome molto simpatico, altro nome di battesimo. Ecco, 00 è un personaggio che ogni tanto a me ricorda Rossini, però dimmi tu, chi è 00? Rossini di Massimo, Carlotto. Allora, io vi racconto questa cosa che a me fa molto inquietudine e ammetto la mia ignoranza. Non avevo mai letto i romanzi di Carlotto prima di leggere Club Montecristo, di scrivere Club Montecristo. Quando l'ho scritto, un amico mi disse: guarda che assomiglia un po' all'Allegatore, anche se è l'Allegatore più blues, eccetera. E poi c'è questo personaggio Rossini che devi assolutamente guardare. Io leggo il primo Allegatore, poi il secondo, poi il terzo, perché lo sapete come sono i romanzi di Carlotto, no? Ciliegia, uno non si ferma più, li ho letti praticamente tutti, e in effetti vero, ti entra nel cuore questo Rossini, e anche a me in effetti è sembrato molto 00. Sarà perché, se, come dice lui, come dice Carlotto, siamo massimi, no? Io di cognome, quindi siamo i massimi. io una presentazione con te non la posso. No, ma se volete posso essere anche serio. No, ma tu sai cosa devi No, fare? no, no, Tu no, devi no, essere. no, 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 ma continua che tu io sto devi benissimo, vai, vai. essere naturale, quindi come ti Tu dovevi viene? esserci a Pistoia, ok? Che eravamo a cena, io, Carlotto, Morlupi, tutti immagini, lascia stare. L'italiano, Fausto Vitale, lascia stare. No, Cioè, vabbè, i sembra già giallisti, i l'inizio di una maristi, no? barzelletta. Sai che si mettono sempre tutti così, i maristi, però no, siamo seri. E Beniamino Rosso, 00 è un po' Beniamino, cioè è un gangster d'altri tempi, con un suo codice d'onore. Ed è uno che si innamora, no? È uno che adesso non l'abbiamo visto ancora, però si intuisce, è uno sentimentale. Non si sa cosa ha fatto, perché poi l'altra cosa è che nessuno di loro racconta il suo passato, anzi, se lo vai a chiedere sono tutti finiti in carcere, sai come nelle Ali della Libertà, tutti per un errore, no? Perché l'avvocato non era preparato, perché il giudice ce l'aveva con loro. Non si chiede mai, è una delle regole del club, che cosa hanno fatto quegli altri. Di 00 puoi pensare alle cose peggiori, perché è uno disgraziato che guida i 150 orari, che conosce tutte le peggio persone di mutina e che ti può far entrare in qualsiasi ambiente, però contemporaneamente è quello che ti cita il poeta. Poi fa poesie sue che non so citare perché a quest'ora magari ci sono i bambini in ascolto. Però diciamo che è uno creativo, poetico, sentimentale, però molto sottile. E andare a vedere che cos'è lui sarà interessante. La cosa importante è che lui è un po' l'anima del Club Montecristo, perché lui nel club ha trovato
quello che tutti noi cerchiamo sempre, un posto nel mondo. Ma infatti io, sai che cosa ho pensato quando ho fatto il paragone con Rossini? Che in realtà non è che è uguale a Rossini o ricorda Rossini, è che personaggi del genere devono esserci, perché molto spesso sono quelli attraverso cui si capisce quello che si è. Cioè, io non riesco a leggere un libro senza prendere dai vari personaggi quello che riescono a dirmi di me. E 00, così come Rossini, ma anche in altre parti Lanz, Arno, ma anche Primo, dicono qualcosa di me e mi fanno scoprire. Quindi Rossini, così come 00, devono esserci, sono fondamentali in certe situazioni, perché altrimenti non ci sarebbe la molla, non ci sarebbe la spinta. Non so come spiegartelo. No, ti sei spiegato, ma sai cos'è che ora che mi ci fai pensare? Sono scelte che fai a livello istintivo, o perché ti capitano e poi dopo le segui perché si rivelano delle strade fertili, però avere un investigatore corale è utile anche in questo, è importante anche in questo, perché se tu hai un personaggio solo, la complessità di un personaggio va nutrita, si può avere un grande personaggio, protagonista solitario, però è sempre un po' limitato dal fatto che è uno. E non può essere molti, può diventare molti, può avere un percorso. E si può Sauer, per esempio, il protagonista dell'Angelo di Monaco, dei Demoni di Berlino, è un personaggio complesso, che ha già un passato complesso e avrà un'evoluzione. Però comunque rimarrà limitato, rimarrà una persona. Se tu hai già due protagonisti, più 100 coprotagonisti, e poi vogliamo parlare delle donne, ci sono anche donne importanti in questi romanzi, allora tutti trovano qualcosa che rispecchia una parte di loro. E in questa maniera è come avere un prisma davanti, no? Come se la luce non passasse attraverso una finestra, che talvolta magari è più luminosa, più tersa, ma attraverso un prisma che irraggia in tante direzioni tante diverse immagini, tanti diversi colori. Vedi che sono serio quando voglio. Ma Ecco, quello che un come smontare la protagonista testa. corale dà è un senso di realtà superiore, perché banalmente posso mettere molte più cose della realtà intorno a noi dentro un solo romanzo. E la realtà, sai come diceva quello, forse Paul Valéry, che la gente è lo spettacolo più incredibile che ci sia, ed è pure gratis. Ma sai che questa cosa, scusami Cecilia, questa è una cosa che, scusami se ripeto questo nome, però è più o meno la stessa cosa che dice Maurizio De Giovanni, dice, io come fai a non raccontare le storie quando hai le orecchie per ascoltare? Pier Giorgio Pulizzi invece mi diceva, io osservo. Io quando sto in giro, a volte sembro distratto, ma io osservo, guardo Anche tutto. Ma anche Gabriella Genisi, quando sta in treno, raccoglie le storie che poi inserisce nei romanzi. Cioè, siete delle spugne, voi scrittori siete delle spugne che assorbono da tutte le parti tutte le stimolazioni per poi trasmettere a noi quelle che sono i nostri comportamenti, altrimenti non ci ritroveremmo. Cioè, il fatto che i romanzi siano così verosimili, quasi da sembrare veri, è perché voi avete i radar. Cioè, io non sto ad ascoltare quello che dicono le persone in giro, invece è una cosa che voi fate sempre. stai dicendo che noi siamo degli origliatori e tu invece no, perché tu sei moralmente, ho capito. Allora, no, No, io no, 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 io sono una delinquente nata, quindi non ti preoccupare perché tranquillo. esiste anche una sezione femminile, poi ti parlerò della sezione femminile, No, nel io in caso di. privato. Io volevo solo, facevo caso a una cosa, appunto, parlando del romanzo corale, no? Non so se è una mia impressione, ma in questi ultimi anni sono stati pubblicati molti libri in cui non c'è più l'investigatore singolo, il commissario, l'ispettore, ma appunto sempre questi nuclei di personaggi che poi comunque ognuno di loro dà qualcosa alla storia. Ma pensi appunto che rispetto al personaggio singolo, come tu dicevi anche prima, si riesca appunto ad avere una visione anche maggiore, più ampia della realtà, proprio raccontando personaggi diversi. C'è più forza nella storia che si racconta proprio perché si racconta attraverso la voce di persone
anche molto diverse tra loro. Penso di sì, penso assolutamente di sì. Ma poi ti posso dire qualcosa di più, ora che mi ci fai pensare. Naturalmente questo proliferare di protagonisti collettivi negli ultimi anni è perché io faccio scuola, ma anche all'indietro, no? Perché bastava di Pizzo Falcone sono usciti prima del club. Però, per esempio, i Cinque di Anche Monteverde. dopo, infatti mi riferivo proprio a Morlupi Sì. che è stato presente da noi da poco, ma poi aspetta, adesso mi sfugge anche l'altro, Mauro Marcialis, anche lui Certo, è anche uscito tornato, proprio sì. adesso, quindi notavo proprio questo cambiamento nella Secondo scrittura me gialla. hai ragione tu in quella cosa che dicevi, ma c'è anche un aspetto in più che secondo me era implicato in quello che dicevi, cioè questo fatto che la realtà è così. Cioè non solo si riesce a rispondere meglio della realtà con una pluralità di voci, di personaggi, di volti, ma che la realtà è così. Non è mai un singolo detective che risolve un caso. Adesso andiamo alle basi, ok? Il procedurale, il poliziesco procedurale ha il suo totem, idolo, il suo più grande esempio, esemplare narratore in Ed McBain, Ma l'87° sai che ci ho distretto. pensato? Allora, vedevo, scusami se mi permetto, vedo Certo. Salvatore Argiolas che Sì, grande saluto, vado già, ho Salvatore. visto Ciao. anche una domanda che ti fa, la proponiamo dopo. Sì, io scusatemi, ma sto usando il cellulare, quindi vedo delle Vai piccole tranquillo, piccole adesso cose, gente che vedo, grazie. quando Luciana mi dà il via io poi ti dico un po' Però ti sì, riepilogo un po' di Salvatore ha come. ragione. E la stessa cosa ho pensato anch'io mentre lo leggevo il tuo, ho pensato proprio a Ed McMahon. Di nuovo, io temo di dovervi deludere, io McBain non l'ho letto, ho letto un romanzo, ho letto Odio gli sbirri, si intitola in italiano, e l'ho letto perché un altro grande, forse l'altro grande narratore italiano, corale, perché anche Carlotto è un narratore corale, no? Carlotto ha Certo. L'Allegatore, Max La Memoria e Beniamino Rossi. L'altro grande narratore corale italiano, che è De Giovanni, che abbiamo nominato, lui è stato un grandissimo amante di Sì, è McBain. Infatti, vero. Einaudi Studio Libro ha ripubblicato i primi di McBain con prefazioni bellissime di Maurizio, perché Maurizio ha tanti talenti, ma il talento più sfolgorante che ha è quello di raccontare la sua passione per i libri e di Sì. consigliare altri narratori. Maurizio, Massimi sta aspettando la tua fascetta. Chiusa parentesi. No, perché non è per dire, però, ma insomma, cioè, Cattiveria che stavo dicendo sulle fascette, scusami. no, fai la brava, che io ho anche contribuito al volume delle fascette oneste di Cassini e sono stato ripreso perché le fascette hanno una loro funzione. Funzionano e hanno la loro funzione, Sì, funzionano per essere ma buttate nella carta. senza fare di tutte le fascette un fascio, Lucia, senza fare di tutte le fascette un Dai, non fascio. perdiamo il filo, dai. Avere un insieme di narratori rispecchia la realtà più da vicino. Non è un caso che un grande maestro come Michael Connelly, dopo aver avuto una fiammata di grandi romanzi con Bosch, ha capito che Bosch iniziava a deperire, perché era questo cavaliere solitario, no? Che andava in giro per Los Angeles a risolvere i casi. Non era più di tanto realistico. Ha iniziato ad affollare il suo mondo di personaggi che sono diventati sempre più importanti, che sono personaggi familiari, ma anche personaggi esterni. Tant'è vero che gli ultimi 7 romanzi di Bosch, lui non è mai da solo, c'è sempre o il fratello, il Lincoln Lawyer, no? Adesso Ballard, questa nuova ragazza, questa nuova poliziotta che lui sta un po' allevando come mentore, oppure addirittura McEvoy, il giornalista, oppure insomma, Sì. affollare diciamo, la detection è utile ed è anche più realistico. Il frutto di qualcosa di condiviso, perché è strano se ci pensate, perché noi viviamo in un'epoca molto individualista. Noi abbiamo il mito dell'uomo forte adesso, e invece forse la narrativa ci ricorda che solo facendo rete o facendo un club, no? Come il Monte Cristo, si riesce a vincere la resilienza della realtà. Bellissimo, è vero. Io È vero. volevo chiederti una cosa, che rapporto hai con la matematica? Oddio, lascia stare che ho passato un fine settimana a fare divisioni a 3 cifre con mio figlio e volevo morire. No, la matematica, io sono uno di quelli che fanno i calcoli a mente, fino a tipo a 7 più 5 ci arrivo. Matematica mi piaceva molto, ma non ero molto versato. Sempre meglio che in fisica, dove ho preso gli unici 3 della mia carriera, però matematica più del 6,5-7 mai, perché? Non lo so perché, è come se avessi riscontrato delle relazioni matematiche all'interno, forse delle prime pagine del libro, per Ah, questo ti avevo detto. sì. Questo si dice Solo. della struttura del libro?
Nella scrittura del romanzo. Ah, Sì. sì, questo, sì, in questo senso sì. Io sono, sai, Kurt Vonnegut parlava di due tipologie di narratore, no? C'è l'architetto e c'è il giardiniere. Il giardiniere è quello che parte da una situazione, tutti i giorni va nel prato, nell'orto, e guarda il giardino, guarda come è messa la situazione e taglia. Poi il giorno dopo torna e taglia anche lui. E lascia però che tutto venga su spontaneo, naturalmente. Poi c'è l'architetto che è quello che comincia solo quando ha disegnato fino agli ultimi dettagli tutta la struttura di ciò che costruirà. Io sono più architetto e quindi se tu vedi delle relazioni matematiche, se le avverti, complimenti perché sono molto nascoste, però infatti si possono sentire, è perché io quando parto a scrivere ho già costruito la mappa, proprio è una mappa fisica disegnata, visiva del libro, addirittura arrivando a stabilire quante pagine per capitolo, dopo quante pagine succede cosa, quando c'è la svolta, quando c'è il punto di mezzo. Utilizzo un mio diagramma che è stato valutato nel tempo, addirittura i personaggi sono mescolati in maniera armonica, tornano in certi momenti, i loro archi hanno degli sviluppi in certi momenti, fatto tutto, sono più belle le strutture dei romanzi finiti, dico la verità, però Mondadori vuole pubblicare il romanzo e dice che per il diagramma non c'è mercato. Sai anche perché? Perché tu hai molti legami anche con la musica, cioè la musica e la matematica molto spesso vanno insieme. E visto che so che a te piace molto anche la musica, io ci ho trovato questo legame, però è una cosa mia, adesso tu me l'hai confermata, io sono molto contenta di questo. Volevo solo, prima di passare alle domande, che sicuramente saranno milioni di milioni, e saluto tutti, ho visto un bordello di gente che conosco, ciao Tantissimi. amici. Ciao ragazzi. Siamo un club. Sì, È vero. infatti. Tu prima hai parlato delle donne, hai iniziato a parlare della moglie di Arno, ma c'è anche Lana, che non è affatto secondaria, Lana. Ci vuoi parlare di Lana? Ce la presenti? Molto volentieri. Allora, nel Club Montecristo si torna sempre all'origine. Nel Club Montecristo noi abbiamo Arno e Lans che indagano per conto degli ammutinati. E l'unica donna che c'è nella prima metà del libro è la vittima che muore nel prologo. Mi spiace. Io di solito dico che cerco di costruire dei gialli a lieto fine, però la vittima no, cioè, per lieto fine tranne che per la vittima. Però a parte Viviana Ferrante che muore nel prologo, fino a metà del libro gran donne non ce ne sono perché, sai, il club maschile, investigatori maschili, la polizia maschile. A un certo punto, dalla pagina è emersa questo personaggio femminile che come è comparso sulla pagina, ha un po' rischiarato il romanzo. Mi serviva, questo sì, come funziona, mi serviva che la polizia non fosse solo un'agenzia negativa. Purtroppo a capo dell'omicidio di Mutina c'è un signore che si chiama Cassini, che dai Mutinati viene soprannominato in una maniera lievemente diversa, che non posso dire perché ci sono i bambini in ascolto, però Cassini è convinto che ladro una volta, ladro per sempre. Ed è una cosa fondamentale per i miei romanzi, perché la polizia in Italia in realtà fa un lavoro egregio. Ma a me serviva una polizia un po' ottusa e quindi ho creato il personaggio ottuso. Solo che non mi piaceva che ci fosse solo il personaggio ottuso, mi serviva anche la polizia solare, la polizia illuminata, la polizia che potesse aiutare gli ammutinati. Ma chi sarebbe talmente aperto da pensare di uscire dal proprio ruolo istituzionale e andare a aiutare gli ex detenuti, a indagare su un ex detenuto? Chi avrebbe questa apertura? Ovviamente una donna. Quindi appare dal nulla questa ispettrice Lana, che è un'antagonista interna alla polizia di Cassini e che diventa un'aiutante inaspettata degli ammutinati. Purtroppo Lana è una grande lettrice, Arno è un grande lettore. Arno ha un problema con la moglie che si addormenta a toc tutte le sere, è un po' frustrato, Lana è single. Voi capite bene che le cose vanno male. Mi ricordo che Simenon diceva che un romanzo è prendere un personaggio adorabile e metterlo nelle strette, fargli passare da qualunque, no? Porlo di fronte al limite e poi aspettare che superi il limite. Arno non può superare il limite, mia moglie me l'ha proibito. E allora cosa succede? Succede che lui e Lana si girano intorno. No, voi ridete, però dietro a uno scrittore c'è sempre la moglie di uno scrittore. Allora, Arno e Lana si girano un po' intorno, d'accordo? E questa è uno dei cuori, forse il cuore caldo del primo romanzo, no? Lansa, la sua donna misteriosa che gli ha fatto fare qualcosa di misterioso, e Arno c'ha Lana che, insomma, si girano intorno, si piace, si consigliano i libri, no? E sai, come dice 00, da compagni di letto a compagni di letture, si fa presto, stai attento, no? Stai attento, vabbè. Da sfogliare a sfogliare, no? Stai attento. 00 è un po' così, è un caro amico. Arno lo apprezza molto. Nel secondo romanzo, cosa succede? Che naturalmente questa cosa tra
Arno e Lana continuano a complicarsi, a ingigantirsi, ma la moglie Elsie, che è sempre lì che dorme, no? Perché poveretta è stremata, a un certo punto si sveglia, ma si sveglia proprio nel cuore della notte, si sveglia con un sospetto. E da questa cosa Elsie è cresciuta, cresciuta, per cui alla fine io cosa avevo? Avevo due protagonisti, Arno e Lance, e adesso ho quattro protagonisti, ho Arno, Lance, Lana ed Elsie. E verranno fuori delle cose, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Già in questo romanzo si vedono delle complicazioni interessanti. Non è un caso, me lo faceva notare da poco tempo fa un'amica scrittrice, non è un caso che in entrambi i romanzi l'intuizione decisiva non venga né da Narno, né da Lance, né dagli ammutinati, ma dalle donne. Fantastico. Beh, Elsie a sua volta si trasforma in investigatrice. E quindi è bello questo, un personaggio che sembra quasi alatere, ma che poi diventa assolutamente protagonista a pieno titolo. Ma io gli Uno dei lascio tutto. protagonisti a pieno titolo. Esatto, sì, sono molto liberi di muoversi i tuoi personaggi nei romanzi. Ma sai questa cosa qui, no? Che sembra sempre la fesseria che dice lo scrittore per fare, no, il misterioso. Ma è vero, lo diceva anche Manzoni. Una volta che hai creato dei personaggi, o meglio, li hai subcreati, come diceva Tolkien, perché solo Dio può creare, no? Però tu li subcrei prendendo la materia dalla realtà e gli infondi vita. In realtà quello che gli infondi è una struttura, gli infondi una cornice, gli dai delle premesse. Una volta che tu hai un personaggio, dai delle premesse, se poi lo ascolti, cioè un conto è forzarlo, ma se tu lo ascolti, il personaggio ti dice lui, ti dice lei cosa vuol fare o non fare. Per cui, per esempio, voi l'avete letto alla fine del Club Montecristo, io volevo che succedesse una cosa e non c'è stato verso. In questo secondo romanzo, Elsie si è svegliata. Cioè, non me l'aspettavo, Anche nel il mio libro ti aspetta una cosa e succede un'altra. Non Vero. c'era, nel mio diagramma non c'era, sono rimasto malissimo, ci ho dovuto rifare tutto il disastro. Eppure alla fine viene fuori questa meraviglia che nel terzo romanzo chissà dove ci porterà. Però già, quei romanzi sono indipendenti, uno può leggere anche sul secondo. Sì, ma infatti. Sì, quello che dicevamo prima. No, mi piace l'idea che comunque degli ex detenuti possano muoversi liberamente all'interno del tuo romanzo. Non ci avevo mai pensato, è vero, Sì, ma almeno lì sì. almeno lì. Senti, mi fai uscire le domande così si Fai possono usci leggere. esci le Fammi domande? le domande. Scendi le domande, scendi le Allora, a parte che veramente saluti di tutti e domande. Ricambiati, grazie mille, ricambiati. ti faccio vedere questa di Salvatore che dice al Mediterraneo di Salvatores era dedicato a coloro che fuggono. Vivi nascosto è dedicato a coloro che si nascondono, visto che tutti i protagonisti si nascondono in un modo o nell'altro. Salvatore, prima o poi io e te dobbiamo conoscerci perché ogni volta che dici qualcosa, insomma, hai aperto una finestra. Il film che ho più amato da ragazzo, che ho rivisto più volte, fino a usurare fisicamente e spezzare il nastro della videocassetta, è Mediterraneo. E non ci pensavo davvero. Bellissimo, bellissimo Un film. capolavoro, un capolavoro, una cosa di una bellezza. Ma Vero. anche Tournai, il libro precedente, era sempre gente che fuggiva. E, beh sì, certo. Vivi nascosto, che è il titolo del romanzo, che sono contento che Mondadori abbia mantenuto perché anche il senso del romanzo ci si arriva alla fine. Però allinea una serie di personaggi che vivono nascostamente o in maniera nascosta. Ed è un motto antico, è un motto che risale ai greci, Plutarco l'ha tramandato in un suo saggio, e diceva così, vivi nascosto perché gli dèi sono gelosi, gli dèi sono invidiosi. Quando uno ha fortuna nella vita, deve. Perché gli dèi sono invidiosi. Aracne, no? La fanciulla che Sì. tesseva divinamente, Minerva la trasforma in un ragno per invidia. È sempre così nelle storie antiche. Però vivi nascosto anche se non hai successo, vivi nascosto anche se non sei felice. Vivi nascosto perché ti vergogni, o vivi nascosto perché è l'unico modo di essere te stesso. E sì, è un romanzo che parla di questo. Parla di celarsi, alle volte nascondere a se stessi delle cose. C'era Mauro che ti Mauro, faceva i sì. complimenti. Complimenti, in questa seconda indagine scritture e personaggi hanno una grande profondità. Infatti Ciao una cosa folle! che Mi sembra che c'era una qualche altro cosa folle in giro. un folle, ciao folle. Sì, No, ho visto grazie. Diamila, ho Io visto. sono. Ciao, ma che bello, ma che meraviglia. Dopo vi guardo, la Sì. lista che qui non vedo, ma dopo scorro la lista. Grazie tanto per essere qui con noi. È sempre un piacere. Poi intanto vi becco anche di persona in giro, però non tutti ancora. Ma sai, Mauro, mi fa piacere che tu dica questo perché. Dovete sapere che Vivi Nascosto è stato scritto diversi anni fa.
Non è stato scritto l'anno scorso, è stato scritto subito dopo il Club Montecristo. Il Club Montecristo aveva vinto il premio Tedeschi nel 2007, una cosa inaspettata. E subito dopo, nell'estate del 2007 e in primavera del 2008, ho scritto Vivi Nascosto. Poi dopo, mentre aspettavo che Mondadori leggesse il libro, ho scoperto la storia alla base dell'Angelo di Monaco e lì le cose sono impazzite, impazzite, ok? E quindi Mondadori ha deciso di ripubblicare il club e quindi Vivi Nascosto in realtà è stato scritto 4 anni fa. Ora, quando uno riprende in mano una cosa che ha scritto tempo addietro, scopre cose che non si ricordava e poi è vero anche che un po' si migliora, quello sì. Quindi ci ho lavorato tantissimo, la storia è rimasta la stessa, i personaggi stessi, però ho lavorato molto sulla scrittura e sono contento se non sembra una cosa di 4 anni fa. Posso farti una domanda insidiosa? Ok, Oddio, sì, certo. Male che vada, mi lanto la risposta, dimmi. allora il club è composto, il club Montecristo è composto da centinaia di uomini. C'è la possibilità per le donne che escono dal carcere di entrare nel club Montecristo? Sì, cioè, esiste una sezione femminile. E la Che però vedremo nel romanzo numero 4. nel 54esimo romanzo, No, è 4, 4, 4. nel quarto, O il 4, il quinto, ma penso il quarto. Perché ho proprio la storia. Io sono pianificati i primi 10. E poi non so quando, come, però dipenderà da voi. Compratene plurime copie, no? Consigliatelo a tutti. No, però voglio sapere scrivere. assolutamente, Il terzo assolutamente va da assolutamente consigliare. scritto e pubblicato perché chiude alcuni archi del primo e del secondo. E poi dopo ne riapro un altro che si chiude all'ottavo, quindi spero di arrivare presto alla sezione femminile. Però sì, ci sarà un team up, Club Montecristo e la sezione femminile che lavoreranno insieme. Come si chiamerà la Fantastico. sezione femminile? Si può Si chiamerà dire? sezione femminile, Come si può dire? perché ci sarà un assassino seriale di donne, di sezione Oh, femminile. oddio, Madonna. Io posso morire. Voi fate domande e io devo rispondere. Fantastico, guarda. No, Senti, vabbè, io sì, dimmi. vai, scusami. Posto l'ultimo complimento, Maria Paola Del Vecchio. Ero la prima presentazione mondiale di questo secondo romanzo del club a Mutina, ma stasera emergono tanti altri, no, Mutina, scusi, ma stasera emergono tanti altri aspetti interessanti, quindi fortissimo. Posso fare altre Grazie mille. domande, Luciana, o dimmi tu? Io volevo semplicemente dire questo, che quando si legge un romanzo di un qualunque romanzo di Fabiano Massimi, ci sono citazioni, c'è anche musicalità quando leggi, cioè se leggi ad alta voce c'è una certa musicalità, ci sono tanti riferimenti a tantissime cose, ci sono delle idee geniali, ci sono dei comportamenti che uno dice, oh caspita, che ti sorprendono, ci sono dei colpi di scena, cioè io non riesco, cioè quando finisce il libro, come? È già finito? Questa cosa te la porti sulla coscienza perché io poi ne voglio un altro, poi ne voglio un altro, poi ne voglio un altro e allora io ti romperò le scatole finché tutte le volte non produci altro. Vabbè, no, vabbè. No, ma non devi rompere le scatole, Ma lui dopo si ti definisce faccio nomi e pianificatore cognomi di seriale. Mondadori, le persone che devi rompere scatole, no, non preoccupare, la voglia c'è, è il tempo che tiranno e poi devo raccontare cosa succede in Germania negli anni 30 anche, però Adesso c'è devo una tirare domanda delle anche su panche. quello. C'è una Vai, domanda vai, anche su quello, scusami, però Cecilia. sì, insomma, cerchiamo di dare spazio come Sì. possiamo. Teheranno dice: ma è anche la tua Ciao, Tim. competenza informatica che mi sorprende, che tu sia bravissimo con le parole, che tu abbia una padronanza letteraria ineccepibile, ci sta, ma il resto, quanto studio oltre al divertimento c'è nella scrittura degli ammutinati? Allora, innanzitutto, ciao, Tia. Tia è una donna straordinaria a cui voglio un bene dell'anima e ci sentiamo troppo poco. Quindi grazie che mi ricordi la mia incapacità di telefonarti e scriverti facendo le domande nelle chat, perché questo è un atteggiamento passivo-aggressivo, non è interessato a sapere questa cosa, è solo per ricordarmi che non lo so. Dai, No, però allora sei giustificato, dai. è successa questa cosa incredibile su Zara, okay,
Al Nebbia a Gialla. Nebbia Gialla, che sul palco, dopo di me, è andato Riccardo Meggiato. Riccardo Meggiato è un signore che ha scritto una serie di saggi per Apogeo sulle tecniche degli hacker, okay? Bene, tre ne ha scritti. E io li ho comprati e me li sono studiati proprio sottolineati, evidenziati. Quando l'ho conosciuto mi sono tipo inginocchiato, grazie. Perché grazie a Riccardo Meggiato io sembro uno che sa di informatica. Okay? Perché poi il trucco è questo. Anche la Germania degli anni 30, come faccio a sapere tante cose? Esistono libri, esistono film, esistono telefilm, esistono tantissime fonti che a saperle cercare vi danno quel tanto che basta per capire la realtà e poterla raccontare. Io alla fine quello che faccio, quando mi informo, quando faccio ricerca, è divulgare. Io ragiono così. Io penso, sono convinto, lo dico sempre anche ai miei studenti, che il futuro della narrazione sia la divulgazione, sia quello che fa Barbero. Adesso Barbero, scienza infusa, però in realtà impadronirsi di un argomento per poterlo raccontare è un talento che si coltiva. E quindi faccio questa cosa perché secondo me poi i libri dovrebbero avere un po' di realtà sotto, no? Prima ho nominato Michael Connelly. Michael Connelly è uno dei miei autori del cuore, ha questa capacità surreale, sovrannaturale, di rendere i dettagli minimi e concreti del lavoro del poliziotto, del giornalista, dell'avvocato. Come fa? E lui parla con un sacco di poliziotti, con un sacco di giornalisti, con un sacco di avvocati, si informa. E può diventare divertente, però è una cosa che noi italiani non facciamo ancora abbastanza. A proposito appunto No. di Dani, quello che ciao Dani. dicevi, ciao Dani, Ciao Dani. da un paio di anni stai portando avanti due storie seriali, quella ambientata in Germania con Sauer e quella appena uscita del club, sempre con Longanesi tradotto Shutter Island. Ricordiamo che Fabiano Massimo è un grandissimo traduttore e posso dire che non, appunto, anche di romanzi, io ho un romanzo, forse ti avevo fatto vedere di parecchio tempo fa che avevi, ancora quando non ti conoscevo, insomma, come scrittore, ma già ti conoscevo come traduttore. Nei tuoi programmi c'è anche un romanzo autoconclusivo o per adesso i tuoi sforzi sono incentrati su queste due serie? I miei programmi c'è tanta di quella roba. Saluto Dani, siamo amici di Amici Comune e prima o poi conoscerò anche te. Però in realtà è colpito affondato. Sì, ci sono due serie e poi ci sono una serie di standalone che vorrei scrivere e in realtà uno l'ho appena finito, l'ho consegnato oggi a Longanesi e sarà il prossimo libro che esce. Se Longanesi, bontà loro, se decidono che è il caso, però è una storia vera ambientata nell'Europa degli anni 30 che non ha a che fare con Sauer. Ci prendiamo una pausa anche perché il prossimo Sauer è molto impegnativo. Sto facendo grosse ricerche e sì, ci sono tantissime storie che mi piacerebbe raccontare. Proviamo a vedere se il pubblico è contento di questa cosa. Fermare per un attimo le due serie non è percepito come lesa maestà, ma non credo, perché poi bisogna farle respirare, credo, le serie. McEwan, che è un altro maestro, dice sempre che tra un romanzo e l'altro dovrebbe passare un po' di vita. E io sono arrivato tardi alla scrittura e ho tante idee che vorrei scrivere, quindi cercherò di mantenere un romanzo all'anno come ritmo, per cui mettiamo tra un romanzo di una serie e l'altro un po' di vita. Quindi ci stai dicendo che i prossimi progetti li vedremo l'anno prossimo. Ah, beh, sì, no, per quest'anno è uscito questo e rimane solo questo. E poi l'anno prossimo uscirà quest'altro che ho consegnato e può darsi il nuovo Sauer, però devono essere un po' distanziati, queste sono cose editoriali. E i prossimi saranno uno standalone e l'Esauer 3, diciamo, il seguito dell'Angelo di Monaco, che ci porterà in un'altra città ancora, perché la serie tedesca, per così chiamarla, è pensata per toccare ogni volta una città diversa nel Grande Reich e seguire l'evoluzione di Sauer e l'evoluzione del nazismo, sempre inseguendo la giustizia per Gelli Raubal, che era al centro Quindi dell'Angelo di Monaco. Quindi, c'è l'angelo di Monaco, Monaco, Berlino. i demoni di Berlino, i Nephilim di dove? No, io scherzo sempre e dico, però non è uno scherzo, se il signor Ikea è in ascolto, non è uno scherzo, perché siete mai stati lì, sì, siete stati lì, all'Ikea che ci sono tutte quelle copie uguali di libri, no? Tipo 80 copie di Stuckluck di Pernod, qualcosa, sì. Io ho È pensato, la ma se io famosa scrivo. libreria Billy. Esatto, io ho pensato, tu immaginati, io scrivo il mobiliere di Stoccolma, quante copie me ne compra? Ikea, secondo voi, divento milionario il mobiliere di Secondo me Stoccolma? sì, tante. Tu hai idea di quanti negozi IKEA ci sono nel mondo?
No, però potrei fare un conteggio. Adesso dopo chiamo Fabrizio Cocco, il mio editor, magari ci mettiamo lì facendo due calcoli. Perché Angelo di Monaco, Devo Nebrina, Immobiliare di Stoccolma, non sarebbe male. Bellissimo. Cosa pensate? Senti, ma giusto un'ultima domanda perché è quasi finito il tempo. Purtroppo sì, volava. Quanto è importante il lavoro? Basta sempre con voi. Stiamo andando a 1,5 per, vero? Sì. Senti, quanto lavora sul tuo romanzo l'editor? Ah, praticamente niente. Ruba lo stipendio. Fabrizio, allora, io ho questa fortuna immensa. Ho due editor, uno in Longanese e uno in Mondadori, sono tutti e due bravissimi, hanno metodi diversi, però riescono a fare la stessa cosa in un certo modo, riescono a secondare la follia, però a gettare luce in angoli bui in cui io non ho guardato, dove alle volte poi si va, vive nascosto il senso del romanzo. E i romanzi di Mondadori sono editati da Giordano Materini, che... No, Fabiano, ti abbiamo perso. E forse la connessione. sia della trama... Ecco, ti abbiamo perso per un minuto. Sì, in effetti vi ho perso anch'io. Giordano Terini, dicevo, in Mondadori, lui ha un approccio molto rispettoso della trama e della lingua, però va anche detto che finora gli sono arrivati i libri finiti, perché da Monte Cristo era già pubblicato, Vivi Nascosto era già lì da un po', abbiamo lavorato insieme sulla forma. Ma... Invece con Fabrizio Cocco, in Longanesi, il lavoro è precedente, cioè lui è l'unica persona al mondo, perché Giordano non me l'ha ancora chiesto e non glielo... E non glielo propongo, certo, io spero che non stia ascoltando, se sta ascoltando non me lo chiedere, però è l'unica persona al mondo, Fabrizio Cocco, che ha idea di dove vanno a finire i miei romanzi. Cioè, voi pensate che io disegno tutto, però quando inizio a scrivere, neanche mia moglie sa il finale, nessuno sa il finale. Cioè, se io muoio, non c'è il finale, che potrebbe anche essere meglio, cioè, certo, c'è cioè chi non gli piace i miei finali, Ma però ecco, questo mi invece stupisce però. Mi è di quello che sono... Cioè, stupisce. dicono che i finali sono un po' troppo americani, non lo so, ma io, d'altra parte, stasera c'era Manuel Agnelli qui alla Scuola Holden, ha detto una cosa stupenda. Manuel Agnelli è una testa pazzesca. A un certo punto ha detto che, ma io sono un colonizzato culturale e mi piace il rock and roll. Colonizzato culturale è una cosa bellissima. Colonizzato culturale. Io sono un colonizzato culturale, per me i libri finiscono così, però c'è chi non apprezza, quindi magari farò una versione non americana, no? Tipo farò, sapete, quei finali sospesi. Che non si Oddio, capisce bene che cosa ogni succede. lettore dà la sua interpretazione, tipo. Esattamente. Potrei iniziare a fare i finali doppi, no? Cioè, ti vendo uno con la copertina verde, una con la copertina blu, quella verde c'è il finale americano, quella c'è da pensarci queste cose, perché sono tutte possibilità per l'editoria. Però Va bene. Fabrizio, per sua scelta, per suo metodo, lui vuole sapere tutti i colpi di scena e tutti gli sviluppi dei personaggi, vuole sapere addirittura. I Demoni di Berlino, ho scritto una sinossi di 100 pagine del romanzo. Caspita. Il romanzo sono 400 pagine e gli ho dato una sinossi di 100 che era il romanzo disidratato, con anche i dialoghi, eccetera. Ma sapete, Fabrizio Cocco è l'editor di Donato Carrisi, Ilaria Tuti, Alessia Gazzola, Roberto Costantini. Se ti chiede una cosa, tu gliela dai. Cocco il tuo, Conosco Fabrizio praticamente. che saluto, è bravissimo, No, cioè Fabrizio è ovviamente veramente molto bravo. Va bene, io Ragazzi. farei Però non capisco altre mai, non 2 ore a capisco mai se parlare con scrivo. Fabiano, però Fabiano deve mangiare, devi mangiare tu, insomma, tante cose, quindi Fabiano, meglio guida. quando per esempio Cecilia diceva che è un grandissimo traduttore, in effetti è grande, può anche non mangiare, perché c'era che non gli fa male. No, più che altro non voglio trattenere voi perché vi ho fatto fare tardi, grazie mille. Avevo questa lezione qui alla Scuola Holden, non potevo fare l'orario di prima, grazie che mi avete dato l'occasione di farlo anche più tardi e di accompagnarvi verso il sogno. A me devo dire che è piaciuta di più È un questa piacere. formula un po' più tarda. Prima Sì, serata. ci potrei anche pensare, nel senso che ovviamente vedo che la gente si può collegare più facilmente proprio perché alle 19 spesso è un orario in cui la Ah. gente magari sta tornando dal lavoro, quindi io ho visto tantissima partecipazione, sono stati tantissimi molto Che bello. felice di questo, ma per te che sei stato qui con noi, siamo noi che ringraziamo te, Fabiano, che sei sempre così disponibile. Veramente Grazie, non smetteremo mai di ascoltarti. Io, a parte che ho preso un sacco di appunti, come veramente. diceva Luciana, ci sono Ovvio. tantissimi spunti in questo libro, anche tanti titoli di libri che io
molto ligia, mi sono segnata perché voglio andare a recuperarli. Quindi è un libro a 360 gradi, quindi non è solo la Devo dire storia, una non cosa. sono solo i personaggi. Dimmi, Luciana. Dobbiamo svelare assolutamente l'assassino. Assolutamente, Lidia, Dobbiamo come svelare dici l'assassino tu? che è sempre lui, è il maggiordomo, è sempre lui. È sempre lui. Non si proprio, non c'è storia, è sempre lui. Ma al di là Va di arrivare bene. a scoprire l'assassino, è proprio bello il viaggio che si percorre Sì. durante tutta la lettura. È proprio la scoperta dell'assassino è la ciliegina sulla torta, ma intanto ci siamo mangiati una torta Una bellezza succulenta. incredibile di romanzo, sì. Quindi io intanto, Come non adorarvi, grazie mille. ma ripeto, grazie a te, grazie ai libri che scrivi perché veramente sono uno più bello dell'altro. Io ricordo sempre di acquistare i libri in libreria e ricordatevi che anche se le presentazioni sono online, questo non vi esime dall'acquistare un libro perché l'occasione per incontrare Fabiano Massimi di persona ci sarà sicuramente, quindi avrete già il libro pronto per farglielo autografare e fare la foto di rito con il libro in mano. Quindi comprate sempre nelle librerie, aiutiamo le librerie che sono importantissime e sono fondamentali. Quindi io ringrazio nuovamente Fabiano, ringrazio Luciana, sempre, Grazie, sempre fantastica, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguiti e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti, grazie. Buona ciao, serata. buona serata. Ciao. Ciao, ciao. State bene.